Buonasera, naturalmente vi ringrazio tutti di essere così numerosi e di essere tornati a partecipare a questo secondo appuntamento. Secondo appuntamento di un secondo appuntamento, perché effettivamente noi già della natura parlammo l'anno scorso in maniera diversa. Quando abbiamo pensato appunto di costruire queste giornate, era estremamente importante e necessario riuscire a portare questa informazione, che la natura è in moltissime cose, che le discipline che lavorano con la natura sono tantissime. Siamo partiti dalla filosofia, oggi parliamo di scienze agronomiche, ma semplicemente perché il professore è professore di colture arboree all'Università di Palermo, ma in realtà nel paesaggio, nella natura, le scienze che sono coinvolte sono tantissime. Ed è estremamente importante per noi, poi parleremo appunto di contesto urbano, di urbanistica, di architettura, che è di nuovo una scienza umanistica, mentre forse le scienze naturalistiche sono quelle più scientifiche di tutti relativamente invece a quelle che andiamo a trattare in queste giornate, perché il modo di studiare, di sondare la natura è sempre stato molto variegato. Ma una cosa che ci fa particolarmente piacere nell'avere il professor Barbera qua, e potrete poi ascoltarlo, è che molte scienze, soprattutto quando hanno a che fare con la natura, possono essere fredde laddove la natura invece è così calda e così coinvolgente dal punto di vista emotivo. Ma proprio questa è la cosa importante, perché alla natura siamo abituati ad avvicinarci più per una questione emotiva, però noi siamo natura. La natura non è qualcosa di altro da noi, noi siamo natura, inutile nascondercelo, siamo ancora l'Homo sapiens di qualche decina di migliaia di anni fa. Le nostre pulsioni, il nostro modo di comportarci sono ancora molto simili. Quindi la natura non è il bel paesaggio da guardare, non è quella matrigna cattiva che ci fa venire i terremoti o quella cosa meravigliosa che possiamo apprezzare guardando un bel panorama o da una finestra di un bel poggio. Noi siamo la natura e questo rapporto è estremamente importante. E questo, secondo me, è ancora più importante nella partecipazione del professor Barbera questa sera, perché, e qui lo dico con particolare affetto nei confronti dei libri che ha scritto, primo tra tutti Tutti i frutti, che è stato il primo libro che ho letto, oltretutto prestato, io infatti non ce l'ho, sono contento che adesso dovrebbe andare in ristampa, ma io me lo feci prestare e poi dopo averlo letto non l'ho comprato, quindi adesso avrò l'occasione di comprarlo quando andrà in ristampa. Il sottotitolo di Tutti i frutti era Viaggio tra gli alberi mediterranei, tra scienza e letteratura. Ecco, questa è la cosa importante. La scienza, quando ha a che fare con la natura, è così importante che sia collegata a tutte le altre discipline umanistiche. E questa è una delle cose che io ho sempre trovato estremamente illuminante nel lavoro e negli scritti del professor Barbera, perché è un continuo collegamento tra il nostro essere fisico, naturale, di esseri animali con la natura, ma di collegamento anche con la nostra razionalità, con la capacità di poter leggere la natura attraverso scienze umanistiche, attraverso la letteratura, attraverso la storia, attraverso la cultura dei luoghi. E quando parliamo di cultura dei luoghi, e credo che sarà anche molto vicino a quello che ci racconterà il professore questa sera, è saperi antichi, cultura, conoscere il territorio, cambiarlo, farlo nostro e avere un fortissimo rapporto con questo territorio. Tanto che, come ci dice il sottotitolo, il paesaggio mediterraneo e la sua cura, curare il nostro paesaggio è curare noi stessi e viceversa, perché in realtà da che da nomadi siamo diventati stanziali agricoltori, questo rapporto di cura col nostro paesaggio è diventato una cosa quotidiana. Vi ricordo due cose del professor Barbera che credo molti di voi conosceranno, ed è una delle cose alle quali forse in Italia siamo più legati, che è il giardino della Colimbetra, il giardino del Fai, un giardino bellissimo, importantissimo, la cui sistemazione è stata proprio curata dal professor Barbera, così come il giardino di Donna Fugata di Pantelleria. Un altro lavoro nel senso di passione, di impegno, ma anche di volume, è stato, ancorché non tanto grande, perché è Sellerio se non vado errato, il lavoro sulla Conca d'Oro di Palermo, che è un libro che consiglio a tutti, perché è la storia
è la storia del nostro paesaggio. Chiaramente quello è un paesaggio di Palermo, la bellissima Conca d'Oro che sta alle parti di Palermo, la devastazione che ne è stata fatta, ma la sua storia incredibile e fantastica, però uno spaccato di una storia italiana non sempre allegra proprio per quello che è successo. Però è un voler scoprire non solo la nostra storia, ma i meccanismi che hanno cambiato il territorio, purtroppo spesso non in bene, però come dire, un tassello importante della conoscenza del nostro territorio. Non voglio dilungarmi oltre, perché in realtà voglio che tutti noi possiamo ascoltare il professor Barbera, però ecco, questo era quello che volevo dire relativamente a questa necessità di affrontare la natura come una scienza, perché questo è, però con quella capacità di collegare alla scienza tutte quelle che sono anche le nostre, la nostra cultura che è fatta appunto di letteratura, di storia, di immagini, di pittura e anche di quelle, chiamiamole così, scienze umanistiche che sono la coltivazione quotidiana del territorio, dal muretto a secco alla potatura dell'ulivo, ecco, che sono poi così importanti per il nostro paesaggio mediterraneo e che sono, come dire, radicate nella nostra cultura quotidiana. Ma non dimentichiamoci oltretutto che quando parliamo di Mediterraneo, chiaramente il professor Barbera è di Palermo, ma il Mediterraneo è l'Italia, che è calata nel Mediterraneo, quindi il Mediterraneo non è solo i 300 metri dalla costa, il Mediterraneo è anche tutto quello che sale e che arriva fino agli Appennini e fino alle coltivazioni più alte. Ringrazio il professor Barbera, al quale adesso passeremo la parola, ringraziamo l'Urban Center che naturalmente anche questa volta ci ospita con grandissima generosità. Grazie mille. Che presentazione importante, quanta responsabilità. Prima di tutto grazie, perché per chi mi invita, Italia Nostra di Milano, per il luogo dove parlo, io non avrei mai pensato di parlare in galleria o più o meno da queste parti. E grazie anche naturalmente per avermi costretto in qualche modo, affidandomi questo tema, a riflettere su il paesaggio mediterraneo e la sua cura, appunto il titolo che abbiamo dato a questo intervento. Io sono un agronomo, in università faccio il professore di colture arboree. Un bel po' di anni fa, quando ho iniziato, ho temuto per qualche anno di avere drammaticamente sbagliato mestiere. Mi ritrovavo a dovermi occupare di un'agricoltura che doveva produrre molto, poco attenta alla qualità, assolutamente indifferente ai problemi ambientali che lei stessa causava, e totalmente distaccata dal più ampio orizzonte culturale, scientifico e umanistico. Davvero ho pensato di avere sbagliato mestiere. Per fortuna il campo che avevo scelto era quello degli alberi da frutto. E gli alberi da frutto ti costringono, con la loro straordinaria bellezza, ne parleremo, con il ruolo che occupano nella cultura e nel paesaggio, ti costringono a misurarti con ben altro che la quantità, l'economia espressa in euro o in lire, e invece ti costringono ad andare oltre i confini ristretti di quella che era in quel momento la scienza agronomica. Dico questo, e questo mi porta subito in argomento. Ecco qua. Mi porta subito in argomento con un riferimento a una appassionante scienza che è l'etimologia, l'origine delle parole. Che cosa significa coltivare? Da dove viene la parola coltivare? Viene dal latino colere, da lì coltura. Ma il latino colere ci dice anche che la parola cultura deriva alla stessa radice etimologica. Coltivare, cultura e coltura sono la stessa cosa.
Cicerone diceva, chiamava la filosofia, c'è un amico di Italia Nostra, appunto, un filosofo, la chiamava cultura animi, perché si trattava di coltivare gli animi così come si coltiva la terra, come si coltiva un giardino, come si coltiva un campo. La parola che precede il latino e poi l'uso italiano di cultura e o cultura è una parola indoeuropea che significa andare in giro, conoscere, quello non so bene come si legga, ma così si scrive. Quindi la prima cosa che vorrei affermare, appunto riferendomi anche al titolo della mia relazione, è che cultura e cultura si equivalgono. La seconda parola sulla quale mi voglio un attimo soffermare è paesaggio, il paesaggio mediterraneo, abbiamo detto, perché il paesaggio è natura più storia, visto, guardato con gli occhi della cultura, della percezione dell'uomo. Ancora una volta coltivazione e cultura, cultura animi e cultura della terra, si toccano, si compenetrano. La terza parola è il Mediterraneo, perché per ragioni ben precise il Mediterraneo è il luogo dove, ora smetterò con questo gioco tra cultura e cultura, se no diventa noioso, però dove le culture e le colture manifestano il massimo della loro diversità e il massimo della loro integrazione, dello scambio avvenuto nel corso del tempo. Il Mediterraneo è un luogo ricchissimo di biodiversità. Qui in alto, forse meglio così, vedete gli hotspot, i luoghi caldi della biodiversità del pianeta, dove grande la biodiversità e la biodiversità in pericolo, ed è il Mediterraneo. Nella seconda immagine, quella in basso, vedete invece come la diversità alla diversità biologica corrisponde anche una diversità culturale. Quella figura mostra come il DNA mio, di un siciliano, ma non credo sia molto diverso dal DNA vostro, di un milanese, il DNA di un siciliano sia un DNA realizzato da incroci, incontri di DNA provenienti davvero da tutto il mondo, dall'Africa ai Balcani, al nord dell'Europa, alla Spagna. Il Mediterraneo è questo straordinario mare al centro di tre continenti. La diversità biologica e la diversità culturale sono state la ragione, la forza della storia del Mediterraneo. Che cos'è il Mediterraneo? Fernand Braudel, grandissimo storico francese, il più grande storico del Mediterraneo, lettura straordinaria sono i suoi libri, ce lo ricorda. Il Mediterraneo è mille cose insieme, e i suoi paesaggi, i luoghi quindi dove la natura e la cultura si incontrano e si manifestano, sono innumerevoli. Storia e natura. Nella Valle dei Templi, in mille posti del Mediterraneo, si incontrano tra di loro. In quella cartina geografica, a un certo punto l'ho sostituita, avevo una vecchia carta più bella, più elegante, settecentesca del Mediterraneo, ho preferito mettere una banale rappresentazione attuale del Mediterraneo perché per avere conferma, noi tutti che la guardiamo, della diversità del Mediterraneo. Quanti paesi, quante storie, quante culture, quante piante, quante civiltà agricole, visto che parliamo soprattutto di paesaggio agrario, si sono incontrate in questo mare e continuano a incontrarsi. Chi studia l'ecologia, chi ha studiato, studia l'ecologia, conosce la legge degli ecotoni,
chiama così, quella ecotoni o margini, cioè dei luoghi dove gli ecosistemi, ecosistemi diversi si toccano tra di loro. I margini di un campo, una siepe, la riva di un mare, sono ecotoni. Negli ecotoni sono i luoghi dove la vita si forma e si manifesta, sono i luoghi dell'incontro tra le diversità. Dove gli ecotoni vengono rispettati, lì c'è complessità ecologica e dove c'è complessità ecologica c'è stabilità ecologica. Se sostituiamo la parola ecologica con la parola culturale, esprimiamo esattamente lo stesso concetto. La storia dell'uomo, la storia della natura e la storia dell'uomo hanno avuto bisogno del continuo incontro tra diversità. Questo apre naturalmente a delle riflessioni sul presente biologico e culturale, ma è un'affermazione che millenni di storia alle spalle ci ricordano. Un lavoro che è durato generazioni, sempre la Valle dei Templi, sempre la Sicilia, l'Etna a destra, la Valle dei Templi a sinistra. 300 generazioni, il paesaggio che attorno a noi, questo luogo dove la natura si incontra con la cultura, è il risultato del lavoro di 300 generazioni, un palinsesto, come si dice. Lo dice Blonde de Learonson, lo dice con parole molto belle, Pietro Calamandrei, i primi sono dei importanti ecologi, molto importanti ecologi inglesi e francesi, Calamandrei è un giurista, padre della patria, come si dice, però entrambi dicono la stessa cosa, riconoscono al paesaggio che ci circonda, che ci accompagna, non soltanto il valore della natura, ma anche il valore della storia. Il paesaggio è natura che si fa storia, natura che si fa cultura, quindi è molto importante riuscire a tenere nel governo del paesaggio insieme natura e storia. Un tema molto... il ruolo che la bellezza ha, l'estetica, diciamo meglio, perché io qui metto una bella immagine di un bel paesaggio, ma non cambierebbe molto se mettessi una brutta immagine di un brutto paesaggio, perché essendo il paesaggio un oggetto nato dall'incontro tra natura e cultura, evidentemente non può sfuggire alle valutazioni estetiche. Ed è molto importante, non dobbiamo assolutamente vergognarcene, ogni tanto lo si fa, ogni tanto si usa la parola paesaggio a sproposito, oppure si usa la parola ambiente a sproposito, sono cose diverse. Quando parliamo di paesaggio non possiamo non ricordare i valori estetici che vengono attribuiti, che sono parte del paesaggio e che poi sono, e ne abbiamo tantissimi esempi attorno a noi, possono essere anche oggetto naturalmente della tutela e della valorizzazione dei paesaggi. Che la bellezza e l'utilità debbano andare insieme ve l'avrà probabilmente detto, o l'avrà, voglio dire, era scontato nelle parole del filosofo della prima... No, è partito da lì, appunto. Utile e bello. Il paesaggio mediterraneo ha questa caratteristica, unisce la storia alla natura e l'utilità alla bellezza. Torno alle mie radici delle piante da frutto per ricordare, ma lo vedremo subito dopo, come proprio nelle piante da frutto sia, a maggior ragione nel paesaggio delle piante da frutto, sia evidente, presente questa unità tra l'utilità del frutto e la bellezza dei fiori. Non vi chiedo di leggere Varrone nel Der Rustica,
ma alcune parole sono l'utilità va in cerca dei frutti e il diletto del piacere, quello che è utile deve primeggiare sopra il diletto, come altresì debbono anteporsi quelle cose che rendono più bello il terreno. Il fatto che l'agricoltura avesse non soltanto, e quindi i paesaggi agrari che nascono dalle attività agricole, avesse come finalità soltanto l'utilità, non dovesse avere l'utilità soltanto come finalità, era chiarissimo anche fin dai romani. L'agricoltura, essendo cultura, no? Non soltanto cultura, per giocare ancora una volta con l'etimologia, si deve porre il compito della bellezza, dell'estetica del luogo dove agisce. Lo sapevano lo sapevano bene gli agronomi del nord, il Tanara, che la dilettazione deve essere unita con l'utile, ancorché con qualche spesa devono abbracciarsi, e nei giardini, illustre giardino toscano, e nei giardini del nord la presenza degli alberi da frutto per l'appunto era sempre parte molto importante del giardino stesso. Egualmente nei giardini del sud, qui siamo nella Conca d'Oro, ci sono flore disegnate, ma ci sono anche campi coltivati con alberi da frutto. E i testi di agronomia si chiamano il podere fruttifero e dilettevole, l'utilità e la bellezza devono stare insieme. Filippo Nicosia nel 1700, nella prima slide, nella prima diapositiva che ho mostrato, c'era il giardino d'agricoltura di Bussato, del Bussato, che era un libro invece antecedente di un secolo, di un padovano, ma non a caso appunto intitolato anche in questo caso il giardino d'agricoltura, l'utilità e la bellezza devono stare insieme. Come probabilmente sapete, un breve inciso, quando un siciliano parla di giardino, non intende mai il giardino ornamentale, il giardino dove si passeggia, il giardino del riposo, il giardino della contemplazione. Quello lo chiama villa. Quando parla di giardino intende l'orto frutteto, l'utilità e la bellezza insieme. Pomona, la dea della frutta. Questo bellissimo arazzo, e sotto l'affermazione di Plinio il Vecchio nella Storia Naturale, che gli alberi da frutto hanno insegnato agli uomini a unire il diletto alla necessità del cibo. Addirittura il paradiso, il luogo per definizione il più bello di tutti, no? Cosa c'è di più bello di un paradiso? Riferendosi a un paesaggio, addirittura il paradiso è stato disegnato da alcuni interpreti, esegeti del paradiso, come un frutteto. Al centro c'è l'albero del bene e del male, ci sono i quattro fiumi, ma il giardino, il paradiso è un frutteto. Un frutteto chiuso, paradiso lo saprete certamente, significa spazio chiuso, giardino chiuso, muro attorno, pairi da ezza, e dentro, come tutti i giardini sono chiusi, la stessa parola giardino è una parola, anche questa indoeuropea, che significa recinto, fuori c'è la città, fuori c'è il deserto, fuori c'è la foresta, nel giardino c'è l'incontro più felice tra la natura e la cultura. Ci sono gli alberi da frutto. Straordinario da questo punto di vista sono i giardini di Pantelleria, delle monumentali costruzioni in pietra a secco, con una porta attraverso la quale si accede ad un solo albero. Tutto questo viene fatto per coltivare un solo albero da frutto.
è la riproposizione contemporanea, perché sono ancora, non dico più fatti costruiti, perché adesso non si fa più, ma coltivati e mantenuti ancora a Pantelleria, come 5.000 anni fa i giardini, i primi giardini di cui si ha traccia disegnata, che sono questi del mesopotamici, in cui l'albero da frutto è anche qui chiuso all'interno di un recinto. Tutta l'idea, tutta la storia dei giardini parte da questo concetto. L'albero da frutto, non a caso a Pantelleria è un agrume, perché l'agrume è utile e bello per definizione, ai fiori e ai frutti insieme, porta i fiori e i frutti insieme. È sufficiente tutto questo a dare un giardino. Tutta la storia dei giardini è un po' un'evoluzione di questa idea, ma il giardino primigenio ancora esiste ed è nei giardini di Pantelleria. Dicevamo il giardino di Donna Fugata, lo dicevi hai tu Filippo, è proprio questo, è uno di questi, a Pantelleria. È uno di questi, donato da una casa vinicola al FAI, che ne ha fatto una sua proprietà. Il giardino del Mediterraneo, dove più noto, è però, seppure frutto della fantasia, seppure mediterraneo probabilmente, perché la terra dei Feaci nessuno sa dov'è nella fantasia di Omero, è il giardino di Alcino. Ci sono tutti gli elementi che costituiscono l'utilità e la bellezza del giardino. Il giardino è presso le porte, è periurbano. Un giardino deve essere sempre, un giardino frutteto, intendo, deve essere sempre, è sempre vicino a un'abitazione, a una fattoria, a una casa, a una città. Non è perso nella campagna. Tutto intorno una siepe, quindi è chiuso. Dentro ci sono alberi. Diversi, quindi una policoltura, un giardino promiscuo, peri, olivi, granati, meli, mai il loro frutto viene meno. Il giardino mediterraneo è giardino 12 mesi all'anno, le piante sono sempre verdi, i frutti si alternano uno dopo l'altro. Due fonti, il giardino mediterraneo, poiché la caratteristica del clima mediterraneo è l'estate lunga e secca, non può non essere un giardino irriguo, quindi c'è anche bisogno dell'acqua. Ho messo questa terza fase, quest'ulteriore fase della storia del giardino mediterraneo riferendomi a Palermo, alla paradisiaca Conca d'Oro, per l'orgoglio subito, che verrà subito però raffreddato dalle successive diapositive, di chi vive in una terra che è stata sempre dal grande Brodel, dall'unica terra, l'unica campagna che il grande storico Brodel ha definito paradisiaca. Tutte le altre sono belle, eccezionali, avranno tanti altri aggettivi che le definiscono, ma quello di paradisiaco l'ha dato soltanto a Palermo. Paradisiaca perché giardino di arance e di vigneti, prodotto dal condizionamento delle acque. Questa brevissima definizione ci dice che è un paesaggio fatto da vigneti, quindi da piante autoctone, della flora mediterranea, d'aranci, quindi piante esotiche provenienti dall'Asia, e quindi i paesaggi sono l'incontro tra diversità, un'altra, ribadisco quello che ho detto all'inizio, e dal miracolo prodotto dal condizionamento delle acque. I paesaggi sono paesaggi costruiti dal lavoro dell'uomo, i paesaggi agrari in modo particolare. Il giardino frutteto è disegnato in funzione che lo dispongo, delle specie che lo compongono, la posizione. Cosa voglio dire con questa,
con questa affermazione che vi prego di leggere, non lo faccio io, che utilità e bellezza realmente coincidono anche dal punto di vista della forma che diamo allo spazio del Frutteto. Quando parliamo di un'opera d'arte, classica naturalmente, non andiamo sul contemporaneo perché potremmo confonderci, è più complicato, ma l'armonia, l'ordine, sono le parole in base alle quali qualifichiamo la bellezza di quell'opera. In un giardino Frutteto l'armonia e l'ordine in funzione della necessità del percorso che fa l'aratro, della zappa che lo coltiva, della disposizione delle piante rispetto all'insolazione che deve essere ottimale, tutto concorre a una armonia e un ordine ecologico. In ecologia armonia e ordine concorrono, in agroecologia concorrono a formare un giardino perfetto, così come nell'arte classica concorrono a definire la bellezza di una statua o di una pittura. Abbiamo parlato degli agrumi e di questi paesaggi che possono essere utili e belli. Venere è su un limone, perché il limone porta tra gli agrumi quello che ha il carattere più, lo spiccato carattere della rifiorenza, quindi di fiorire più volte nel corso dell'anno e di avere fiori e frutti in continuazione. Orazio all'Orto Botanico di Palermo ci ricorda su un medaglione che è l'utilità si unisce alla bellezza, e Rosario Assunto, questo straordinario filosofo dell'estetica, che quando io iniziavo a studiare appunto agronomia e mi imbattevo in quella nell'agricoltura industriale, Rosario Assunto, che parlava di bellezza, di paesaggi assoluti, di giardini assoluti, era tacciato come un pericolosissimo reazionario, no? Adesso, molti anni dopo, rileggere Rosario Assunto è una straordinaria emozione intellettuale, perché dice delle cose veramente importanti sul paesaggio come incontro tra natura e cultura. Gli agrumi sono il simbolo del paesaggio mediterraneo, non c'entrano niente col Mediterraneo, arrivano dall'Asia, i mandarini addirittura sono arrivati 200 anni fa, neanche tantissimi anni fa. Ai tempi dei Greci non c'erano gli agrumi, il paesaggio che avevano di fronte è ben diverso di quello che abbiamo noi adesso, ma adesso gli agrumi sono forse le piante più rappresentative, in quanto utili e belle, della bellezza del Mediterraneo. Stendhal addirittura si meravigliava da bambino, è Stendhal bambino che parla alla zia, non è Stendhal adulto, è Stendhal bambino, si meravigliava che alberi così belli potessero esistere non soltanto in vaso, come era abituato a vederli nei giardini, nelle orangerie dell'Europa, ma addirittura all'aria aperta. Del resto interpretava un punto di vista che è quello della rivoluzione agricola illuminista della fine del Settecento, quella che dà il via alla rivoluzione industriale in agricoltura, e iniziando quel processo lento di cancellazione del paesaggio tradizionale, dei sistemi agricoli tradizionali, dell'agroecologia come scienza fondamentale dell'agricoltura, che poi arriverà alla metà del secolo scorso con il trionfo dell'agricoltura industriale, della chimica in agricoltura, della macchina, della monocultura, diciamo dell'agricoltura che abbiamo imparato a temere, seppure con
che guardiamo con attenzione e con preoccupazione, senza demonizzarla per carità, ma con preoccupazione e attenzione. Arthur Young, il padre della rivoluzione agricola inglese, quello che ha inventato i contadini mediterranei, le rotazioni le conoscevano da sempre, ma lui le portò in Inghilterra e diventò per questo il padre della rivoluzione agricola inglese. E osservava, era in Riviera quando scrisse questa cosa, in un viaggio in Francia, vicino Nizza, osservava: ma guarda questi mediterranei che pensano che un giardino possa tenere insieme il piacere e l'utilità. No, gli sembrava veramente una cosa incompatibile, inconcepibile, mentre invece per noi era e continua a essere, secondo me anzi è l'obiettivo che ci dobbiamo porre, la preoccupazione che dobbiamo mantenere, è che utilità e bellezza nel paesaggio continuino, adesso lo vedremo, a stare insieme. Il giardino di agricoltura, i paesaggi ce l'hanno in continuazione, lo ripropongono in continuazione questo problema, utilità e bellezza insieme, il paesaggio come giardino. Il paesaggio italiano del nord dell'Italia, non del sud dell'Italia, fino a 60-70 anni fa era dominato dalle alberate, dai filari di vite che salivano, abbracciavano gli olmi, i gelsi, lungo i campi, no? a separare i campi. Era dominato da questa presenza. Giardini formano nelle nostre campagne altrettanti giardini. Era la bellezza della cultura promiscua. Il paesaggio della Toscana, delle Prealpi, era il paesaggio della cultura promiscua ed è evidentemente ancora dove rimane un paesaggio di una straordinaria utilità e bellezza. Poi le cose sono cambiate, i bei alberi, adesso quello non so se è proprio un ciliegio, credo di sì, potrebbe essere un grande ciliegio, adesso è diventato un ciliegio che sta in piedi soltanto perché è sorretto da fili d'acciaio e paletti di cemento, e fa pensare a questa, che trovo bellissima, descrizione di Kurt Vonnegut, uno scrittore americano di fantascienza, ma non soltanto di fantascienza, che dà secondo me una... forse non voleva, non parlava certamente dell'agricoltura contemporanea, ma ogni tanto abbiamo assistito, soprattutto in passato, adesso la preoccupazione è aumentata, c'è un'attenzione verso la sostenibilità in agricoltura che è aumentata, abbiamo assistito veramente con le falde inquinate, i frutti ricchi di pesticidi, eccetera, abbiamo assistito veramente a scene che ci possono rimandare a quest'albero infernale. L'agricoltura ha molte facce, l'agricoltura mediterranea, ha le facce dell'albero da frutto, ma le facce anche delle colline, dei seminativi. La dea di Morgantina è Demetra, è la dea della terra. Colline sono le colline del mito di Demetra e Core, di Proserpina, il mito fondativo dell'agricoltura. La grande straordinaria fertilità delle campagne del Mediterraneo però è stata questa, quindi attenzione a demonizzare l'agricoltura contemporanea in assoluto, ha risolto molti problemi, ne ha posti altri, alcuni non è stato in grado di risolverli, ma alcuni li ha risolto. Elio Vittorini, un siciliano milanese, un milanese siciliano, non saprei come dirlo, ci ricordava, commentando queste fotografie, come in quegli anni, negli anni 50 e 60, la sopportabilità umana dell'essere contadini era giunta al suo limite estremo. Lavorare nel latifondo siciliano o meridionale 14 ore al giorno, 12 mesi l'anno, manualmente, era veramente una fatica estrema.
dalla quale ci siamo sottratti. Adesso spero di andare più rapidamente alla conclusione. Questa è la Conca d'Oro di cui vi parlavo, la paradisiaca Conca d'Oro, ancora negli anni 30 era un'immensa foresta profumata, adesso guardate cos'è ridotta. Il sacco edilizio di Palermo, di Napoli, di Roma fa parte, no, Le mani sulla città, il film di Rosi degli anni 60 ci rimanda al periodo della speculazione edilizia, la distruzione di questi paesaggi, ma i paesaggi non sono distrutti soltanto in termini di consumo di suolo, no? Che questo è sicuramente un problema terribile. Il suolo che viene cementificato e asfaltato è sottratto all'uso dell'agricoltura, ma c'è anche un'agricoltura che è davvero nemica del paesaggio. Dai vigneti della Sicilia ai mireti del Trentino, il paesaggio agricolo assume molto spesso l'aspetto di grandi distese di plastica, per ragioni agronomiche ben precise, e pone di conseguenza alcune domande. Quanta consapevolezza c'è sulla necessità di tenere insieme utilità e bellezza? Il Consiglio d'Europa ce lo dice con la Convenzione Europea del Paesaggio. Dice che l'identità di un paesaggio deve essere prima di tutto quella espressa dalle popolazioni di chi lo vivono. Non è soltanto un fatto estetico, no? È anche un fatto strettamente legato alla vita di chi lo vive. Deve essere così, superando quella visione del paesaggio che esprime, secondo me, benissimo Cézanne, il pittore, non tanto nei suoi quadri, ogni quadro è sempre lo stesso paesaggio, la montagna Saint-Victoire, è sempre lo stesso, ma non c'è volta, ne avrà disegnate 20, 30, sempre diverse, la creatività, la fantasia. Ma Cézanne pensava che gli agricoltori non avevano idea di cosa fosse la bellezza di un paesaggio, no? E questo è un concetto profondamente, diciamo, tramontato, non si tratta di dire se sia giusto o sbagliato. Adesso c'è consapevolezza anche nel mondo dell'agricoltura, dell'agricoltura mediterranea, questo io lo do sempre per scontato che sto parlando soprattutto di Mediterraneo, e questa invece è una consapevolezza che sta notevolmente crescendo. Il tema è trovare un compromesso, è una brutta parola perché i compromessi sono sempre degli arrangiamenti, trovare un compromesso tra i sistemi produttivi tradizionali e i sistemi produttivi moderni, con le loro fortissime differenze in termini economici, in termini organizzativi, in termini dei risultati produttivi, dei risultati degli impatti ambientali, del consumo di energia. Esistono due principi che devono essere tenuti. Il primo è quello della circolarità. I paesaggi e i sistemi agricoli che realizzano i paesaggi sostenibili, quelli che cerchiamo, devono essere dei paesaggi in cui la circolarità, cioè il recupero, il riuso, il riciclo, parole che siamo abituati a usare in molti campi ormai della nostra vita, devono essere fortemente considerati all'interno dei paesaggi. La vecchia cultura promiscua italiana, il paesaggio considerato il più quello lì per cui il geografo francese, vi ricordate una prima diapositiva, si chiedeva se gli agricoltori realizzassero quei campi avendo in mente la bellezza piuttosto che la necessità di produrre, erano paesaggi della cultura promiscua. Armonia, ordine, ciclicità, circolarità ne erano gli elementi fondamentali. Oggi questi sono espressi dai servizi ecosistemici. Non si chiede più, bisogna essere consapevoli di non chiedere più
a un frutteto di aranci o a un vigneto di produrre soltanto arance o soltanto uva. Non producono, abbiamo capito che non è vero che producono solo questo, a partire dall'uva e dagli agrumi e dalle arance che producono, se no non sarebbero sistemi agricoli, devono produrre qualcosa e queste cose che producono devono andare al mercato. E dobbiamo aver chiaro che loro producono anche servizi, servizi ambientali e servizi culturali. Chi produce arance si deve preoccupare, lui che produce, la comunità all'interno della quale produce, la società, come si dice, si devono preoccupare a che produca aria pulita, combatta, sottraendo anidride carbonica all'atmosfera d'effetto serra, non inquini le acque, no? Garantisca alimenti di qualità, favorisca la biodiversità, sviluppi i valori culturali, mantenga elevata la bellezza del paesaggio, consenta usi ricreativi, usi turistici. Tutto questo, tutti questi servizi vengono definiti come servizi ecosistemici, vanno considerati insieme. Credo che sia questa la sfida che tutti, consapevolmente o meno, dal piccolo orto al grande campo, dall'aula universitaria al corso per l'ortista che ha tempo libero per occuparsi di piccoli spazi, devono avere chiaro. All'agricoltura e quindi al paesaggio è dato ancora una volta il compito di tenere insieme utilità e bellezza. Bisogna avere il coraggio di fare come ha fatto Saffo, come ha scritto Saffo, la poetessa. Bisogna sapere che l'agricoltura contemporanea, quella basata sulla chimica, sulle biotecnologie estreme, sugli organismi geneticamente modificati, anche senza stare qui a entrare nel merito e senza lo spreco energetico, l'incremento dell'effetto serra, l'inquinamento delle falde, l'agricoltura di precisione, come adesso viene chiamata, sono quella della plastica. Noi per avere le mele tutto l'anno siamo costretti a riempire il Trentino e l'Alto Adige di plastica, per avere lo stesso l'uva a novembre dobbiamo avere plastica e plastica. Allora, tutto questo non è fino in fondo accettabile. A un certo punto una mela sul ramo, gli agricoltori della poesia di Saffo preferirono non raccoglierlo, la lasciarono lì in alto. E questo, secondo me, è un atteggiamento corretto, che è l'atteggiamento che ci insegna il maestro di chi in Italia, di chi si occupa di paesaggio agricolo, Emilio Sereni. Nel 1961 dà questa sintetica, attualissima definizione di cos'è un paesaggio agrario, e due avverbi ho voluto sottolineare: coscientemente e sistematicamente, perché l'agricoltore sa che deve coltivare il suo campo con coscienza e con sistematicità e con sistema, come un sistema. Non può sfruttarlo oltre il dovuto, perché sennò provoca i danni che abbiamo visto, non lascia nulla alle generazioni che seguiranno. Avere una visione sistemica e non riduzionista, olistica, come si dice, del campo, un paesaggio in cui utilità e bellezza siano assieme. Non è una impresa difficile, non è un'impresa che non ha dei riconoscimenti importanti. Io ho avuto appena il tempo di mettere questa
ultima diapositiva, che è il riconoscimento che il governo italiano la settimana scorsa ha dato al paesaggio agrario della Valle dei Tempi di Agrigento, scegliendolo come il paesaggio italiano che concorrerà al premio del paesaggio del Consiglio d'Europa, un importante premio biennale. E la scelta di questo paesaggio nasce proprio dalla capacità che hanno avuto ad Agrigento, no? Città nota in passato per l'abusivismo, per un cattivo uso del territorio, nella Valle dei Templi da alcuni anni, grazie agli agrigentini in primo luogo, all'università che ha dialogato con loro, al FAI che ha realizzato il giardino della Colimbetera, ad altri imprenditori che si sono messi a fare vino e olio di straordinaria qualità, sono riusciti ad avere un paesaggio agrario coscientemente e sistematicamente perfettamente indirizzato alla utilità e alla bellezza, e quindi è stato premiato. E lo premiamo anche noi. Va bene, io ho finito. Mi è molto difficile dire anche solo due parole a conclusione di questa relazione. Ecco, una cosa che non volevo dire prima e posso dirla tranquillamente adesso è che i libri del professor Barbera sono sempre di grandissimo aiuto, perché delle cose che magari sentiamo in maniera magari anche profonda guardando il paesaggio, ma alle quali non sappiamo dare una parola, non sappiamo dare esattamente un significato, riesce attraverso i suoi libri a farci capire esattamente che cosa stiamo provando nei confronti del mondo che ci circonda. E che non è chiaramente nostalgia di un passato che non c'è, ma è assolutamente saper elaborare ciò che di buono c'era e ciò che di buono c'è per andare in avanti e quindi guardare in un modo più cosciente, anche consapevole, al nostro futuro.